Parliamo finalmente della Domus Aurea, la Casa d'Oro. Se volete vedere delle belle fotografie, potete andare sul sito arcart.it. Tra il 54 e il 64 d.C., quindi nei primi anni del suo principato, Nerone si era fatto costruire la sua prima residenza imperiale, la Domus Transitoria, cioè la casa di passaggio, chiamata così perché collegava il Palatino con l'Esquilino, dove Mecenate aveva lasciato in eredità ad Augusto i suoi orti, i giardini, pieni di opere d'arte. Secondo Svetonio, Nerone avrebbe assistito all'incendio da una torre dei giardini di Mecenate, cioè all'estremità orientale della Domus Transitoria. L'incendio però dovette distruggere in gran parte questa dimora e quindi Nerone la sostituì con un'altra, appunto la Domus Aurea. Era una costruzione enorme, praticamente una città nella città. Si estendeva dal Palatino e dalla Velia al Colle Oppio e fino al Celio. Sotto la Velia, nella valle compresa tra Palatino, Esquilino e Celio, era stato scavato un grande lago artificiale, lo Stagnum Neronis, che in seguito sarebbe stato sostituito dal Colosseo sotto gli imperatori Flavi. L'estensione della dimora doveva essere di 800.000 metri quadri. Svetonio ci racconta che era piena di porticati, vigneti, pascoli, boschi pieni di animali. Le sale da pranzo avevano soffitti ricoperti di avorio, traforati in modo da far piovere dall'alto fiori ed essenze profumate. Gli interni erano rivestiti in oro e abbelliti da gemme e conchiglie. Conosciamo i nomi degli architetti, Severo e Celere, mentre per la decorazione pittorica fu incaricato Fabullus o Famulus, secondo un'altra versione. Nella dimora erano state inoltre poste numerose statue, portate via dalla Grecia e dall'Asia Minore. Inoltre Nerone volle una colossale statua in bronzo dorato, da collocare nel vestibolo, e il vestibolo era nella zona dove oggi vediamo il Tempio di Venere a Roma, costruito dall'imperatore Adriano. La statua, nota appunto come Colosso di Nerone, era stata realizzata da un artista di probabile origine asiatica, chiamato Zenodoro, e raffigurava l'imperatore con le sembianze del dio Helios Sole. Teneva nella mano sinistra il globo, simbolo del regno, mentre il braccio destro era appoggiato a un timone, in riferimento al reggitore dell'impero. Sulla testa aveva una corona radiata. Praticamente molto simile alla statua di Costantino che sarà posta sulla colonna nel foro di Costantinopoli, per chi ha visto la prima lezione di storia dell'arte bizantina. Probabilmente la statua era un messaggio di prosperità dell'impero sotto la reggenza di Nerone. Dopo la sua morte, la statua, che nel tempo diede il nome al Colosseo, fu trasformata diverse volte dagli imperatori successivi, fino ad essere, secondo la tradizione, fusa per volere di Papa Silvestro o di Papa Gregorio Magno. Si salvarono tre frammenti, cioè la grande testa, la mano con una parte dell'avambraccio e il globo. Non si sa molto di più, ma c'è un'interessante teoria dell'archeologa Serenella Ensoli che ha mostrato come la grande testa di bronzo di Costantino, conservata ai Musei Capitolini, potrebbe essere in realtà la testa del colosso neroniano nella sua ultima trasformazione. Quindi i tre pezzi di bronzo dei Musei Capitolini sarebbero quelli del colosso di Nerone. Magari ci torneremo quando parleremo di Costantino. Tornando alla Domus Aurea, oggi di tutto questo rimane il cosiddetto padiglione sul Colle Oppio, un settore limitato, lungo 330 metri e largo 190, con diverse stanze che dovevano essere più che altro di rappresentanza, settore che fu inserito nelle fondamenta delle terme di Traiano, dopo un incendio che distrusse in parte la Domus nel 104 d.C. e che quindi fu spogliato dai marmi e materiali preziosi. La pianta mostra una giusta posizione di due nuclei distinti. La parte occidentale, che costituisce un organismo in sé concluso, è organizzata con impianto classico e regolare, attorno a un vasto cortile rettangolare. Questo nucleo doveva comprendere una sorta di cortile aperto verso la valle del Colosseo. La parte orientale ha una struttura più complessa. Vi sono ambienti disposti intorno ad una rientranza poligonale, seguiti da un settore impostato a raggiera intorno a una sala ottagonale, la sala ottagona appunto, coperta da una cupola con oculo centrale. Questo ambiente è originale perché è espressione di una nuova concezione di spazio interno. Il contrasto fra questi due settori si nota di più nel punto dove si toccano e devono adattarsi l'uno all'altro, dando origine ad ambienti molto irregolari, che non ci sarebbero stati se il progetto fosse stato omogeneo e contemporaneo,
Dunque è evidente che la parte orientale è un'aggiunta successiva. Da studi recenti risulta che questa parte possedeva anche un secondo piano. Nella parte occidentale c'è il Ninfeo di Polifemo, una sala a volta, alta 10,20 metri dal suolo, con tre finestre per lato, aperte in origine su cortili laterali, e sul fondo vi era una fontana a cascata, con un bacino centrale in cui terminava l'acqua. Sui muri del Ninfeo vi era un grandioso mosaico, abbellito da conchiglie, che correva anche nel corridoio e nella sala antistante, che fu staccato già in antico e di cui restano solo tracce. Vi erano anche rivestimenti in marmo. Si conserva parzialmente la decorazione della volta. Su un fondo costituito da uno strato di pomice color terra di siena bruciata erano inseriti quattro medaglioni angolari e un ottagono centrale, l'unico che conserva in parte la sua decorazione a mosaico. Si tratta dell'episodio dell'Odissea in cui Ulisse porge a Polifemo la coppa di vino che lo renderà ubriaco, permettendone l'accecamento durante il sonno. In questo frammento di mosaico si ritrova la stessa ricchezza cromatica delle pitture, bianco, rosso, verde, giallo e nero. Probabilmente lo si lasciò sul posto perché si rovinò nel tentativo di staccarlo. Per quanto riguarda le pitture murali, già note nel Rinascimento e chiamate grottesche in quanto le stanze neroniane per il loro interramento erano chiamate grotte o grottaglie, non ci soffermiamo perché ho iniziato a fare dei video appositamente per la storia della pittura romana all'interno dell'area riservata agli iscritti del sito. Quindi se vi fa piacere guardarli, basta che vi iscriviate gratuitamente al sito vidlab.it e una volta fatto il login troverete questi video all'interno della categoria Archeologia e Storia dell'Arte Romana nel menu dei videocorsi. Qui diciamo soltanto che alcuni dei motivi decorativi, come questo, prevedevano la partitura delle pareti con leggeri motivi architettonici all'interno dei quali erano inseriti quadretti paesaggistici e figurette di animali. Si trovano anche maschere teatrali e animali fantastici. Veniamo adesso ad una recente scoperta. Parliamo infatti di scavi effettuati dal 2009 sotto la direzione di Maria Antonietta Tomei sul Palatino di fronte alla Valle del Colosseo. Probabilmente ne avete sentito parlare. È molto interessante perché potrebbe essere la cosiddetta Cenazio Rotunda. Cos'era? Sempre Svetonio ci racconta che Nerone, nella sua Domus Aurea, si fece fare una stravagante sala per banchetti, rotonda, che girava lentamente e continuamente, giorno e notte, come la terra. Quindi si poteva godere di una magnifica vista a 360 gradi. Quello che è avvenuto alla luce in questo settore è una struttura in laterizio composta da un possente pilone cilindrico che sta qua sotto, sotto agli scavi, del diametro di 4 metri, dal quale partono, disposte a raggiera, 8 arcate su due livelli sovrapposti, quindi 4 sull'asse principale e 4 sull'asse mediano. Questa potrebbe essere la struttura di sostegno, fissa, dell'ampia sala da pranzo circolare, cioè il pavimento di legno poggiava su questa struttura. Guardando le dimensioni di questa struttura si è ipotizzato, sempre che questa sia la Cenazio Rotunda perché non c'è ancora una risposta definitiva nonostante lo scoop sui giornali, dicevo si è ipotizzato che l'ambiente avesse un diametro di circa 16 metri, realizzato con legno e materiali leggeri per facilitarne la rotazione, e avesse una copertura in avorio, in linea con il gusto dell'imperatore, che girava insieme al pavimento. Quindi la sala era una struttura unica ruotante. Resta da capire bene il meccanismo che permetteva alla sala di ruotare e dove questo meccanismo fosse collocato, cioè se all'interno o all'esterno del pilone. C'è da dire anche che sulla struttura sono presenti degli incassi circolari all'interno dei quali è stata trovata una sostanza organica simile alla pece, interpretata come lubrificante. Si pensa quindi che la piattaforma girevole di legno girava grazie a dei cuscinetti a sfera che gli facevano d'appoggio, messi dentro questi incassi, e che fosse mossa dagli schiavi, che arrivavano qui da una porta che è stata anch'essa scoperta durante gli scavi. Fino alla scoperta di questo sito si era tentato di identificare la Cenazio Rotunda con la sala ottagona che abbiamo visto prima, ma lì non c'è nulla che lasci pensare a qualcosa di girevole. Quello che si pensava era che nella sala ottagona il soffitto, cioè la volta a cupola,
fosse stata concepita come imitazione del cosmo. Noi oggi la vediamo perforata dall'oculo centrale, ma si pensava che avesse in origine un rivestimento interno mobile, di cui non conosciamo il sistema di azione. Quindi, secondo la vecchia ipotesi, girava solo il soffitto. Adesso, con questa scoperta, si stanno rivalutando le cose. Queste due foto degli scavi sono presenti nell'area riservata agli iscritti al sito, alla sezione Palatino, nel menu Fotografie. Se avete voglia di approfondire sia la figura di Nerone che la Domus Aurea e la scoperta di questo ambiente che potrebbe essere la Cenazio Rotunda, ma anche no, vi consiglio la lettura, oltre che della guida di Quarelli, dei numeri di questa rivista, Archeo. In particolare nel numero di novembre 2009, alla pagina 34, trovate un disegno molto carino che tenta di ricostruire questa sala da pranzo rotante sulla base del pilone e degli archi ritrovati sul Palatino.